gli amici che ci hanno portato le armi, che hanno presidiato lo stand. Il Calibro 16 è il protagonista assoluto di questa fiera. Lo sanno i giornalisti, lo sanno tutti. Allora, adesso abbiamo delle cose istituzionali da fare. La prima non lo vedo, ma sarà nascosto. Dobbiamo dare l'attestato di delegazione a Giovanni De Angelis, e glielo consegno io. Giovanni De Angelis è il delegato regionale del Lazio, oltre che universalmente conosciuto come il professor De Angelis della balistica. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Poi abbiamo una carissima amica che ci mette la faccia, come si suol dire, come vedete nel manifesto, ci mette la faccia per noi. Allora, la vogliamo ringraziare intanto con un'attestazione che prego Giuseppe Sparito, no, Giuseppe di consegnare. Allora, Teresa Renda intanto si prende questo primo omaggio da parte noi, speriamo che sia in cornice per bene. Grazie Giuseppe. Date il bacio una volta. Seconda cosa, e qui voglio Odorico. Allora, siccome ci mette sempre la faccia, è giusto che noi in qualche maniera siamo riconoscenti con lei, perciò abbiamo messo un po' di soldi per uno, se non altro per il viaggio che ha dovuto fare per venire qua. Quindi vorrei che Odorico, perché ci ha ospitato l'altra volta, l'abbiamo costruita assieme questa iniziativa, consegna il premio a Teresa. Allora, prego. Adesso i fucilieri assaltatori, questi che vedete qui sta gente. Allora, il percorso che abbiamo iniziato 2 anni e mezzo fa chiaramente voleva andare incontro sia agli appassionati, ma stringere un dialogo con tutte le aziende. Lo abbiamo fatto lo scorso anno con un seminario molto gradito, tra i più visti in internet su quelli fatti qua, forse il più visto in assoluto. Oggi gli stessi amici sono qua per testimoniare che ancora sono con noi. Stiamo facendo convenzioni con loro, le faremo anche con le aziende di munizioni, ma intanto qua ci sono loro e allora è giusto che loro vengano ad essere riconosciuti. Perciò abbiamo fatto un attestato che identifica gli amici del Club Calibro 16. In rigoroso ordine alfabetico e anche di bagnatori di importanza. Iniziamo con la FP, il cui titolare è l'amico Fabio Beretta. Grazie per tutto il sostegno. Grazie, 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 grazie mille. Grazie mille. Secondo, amicone, mi ha fatto sparare anche con la doppietta, che ha sparato botte, la fa paura, l'amicone Maurizio Bertolasi, titolare della RFM, con la sua splendida doppietta 16, basculamento. Grazie mille. E per ultimo, per ordine alfabetico, Rizzini, penso che sia il nome forse più famoso tra gli altri, ma non voglio offendere nessuno, diciamo per anzianità di Battista che è papà, Giuseppe Rizzini, titolare della Rizzini. Grazie, perché veramente loro ci stanno sempre vicini, qualsiasi iniziativa gli portiamo, loro devono fare il loro business, eppure ci sono sempre sempre vicini. Rizzini, RFM e FP. Grazie a tutti, grazie per essere. Grazie Giuseppe. Detto questo, arriva il professore. C'è un post scritto. C'è un post scritto che non conosco. La delegazione del Lazio. Ah, voce alta. La delegazione del Lazio. Ha detto la delegazione del Lazio. Conferisce al dottor Riccardo Ceccarelli, fondatore benemerito del Club Calibro 16, il diploma honoris causa per aver concretizzato l'idea di molti e per la costanza e lo spirito di delegazione dimostrato nel tempo. Consegna il diploma Teresa Renda. Grazie a tutti, buona cena! Fine così, ho finito la voce. Abbiamo finito? Sì, sì, grazie. Diamo l'ora di tornare. Grazie. Grazie a tutti.